Il miglior riassunto del Giro d'Italia 1999. Una delle competizioni ciclistiche più controverse di tutti i tempi e con un risultato che non ha lasciato nessuno indifferente. Iscriviti subito al canale se ami il ciclismo e questi riassunti. E senza ulteriori indugi, iniziamo! Il Giro è iniziato con una tappa in linea ad Agrigento, la mitica località dove anni fa si erano svolti i campionati mondiali di ciclismo. Ma questa volta in un caldo soffocante, con i corridori che hanno sopportato temperature vicine ai 40 gradi. Sembrava tutto pronto per il trio Saeco che avrebbe lasciato la vittoria su un piatto d'argento a Mario Cipollini, ma con grande sorpresa il Rey Leone è stato superato dal giovane Ivan 40, un velocista della modesta squadra Mobilvetta. Ha approfittato della marcatura tra Super Mario e l'olandese Geraint Bleijevens per sorprenderli e diventare così la prima maglia rosa della competizione. Ma i regali di solito non si ripetono, quindi ovviamente nella seconda tappa, con arrivo a Catania, Saeco ha lavorato brillantemente per lasciare Cipollini nella migliore posizione possibile e vincere la tappa, davanti a un combattivo Bleijevens che era vicino alla rimonta. Il bello, con le meches nei capelli che fanno tendenza, è il nuovo leader del giro. Nel maggio del 1999 le temperature erano ancora molto alte e questo, insieme all'enorme doping dei corridori di quell'edizione, portò a cadute a tutta velocità a più di 50 km dal traguardo. Per questo motivo, nella terza tappa, il leader Cipollini non poté partecipare allo sprint a causa di una caduta dalla quale uscì dolorante, anche se fortunatamente fu in grado di continuare. Senza il divo italiano, lo sprint è stato molto facile per Bleijevens davanti al ceco Jan Svorada. Naturalmente, il ciclista olandese della TVM era ora il nuovo leader del giro, tre in tre giorni diversi. Le prime grandi emozioni sarebbero arrivate nella quarta tappa, con un arrivo a muro di un chilometro alle Terme Luigiane, dove tutto il gruppo è arrivato compatto. Il favorito numero uno per questa tappa non ha deluso le aspettative. Stiamo parlando del campione francese e uno dei candidati a sfidare Marco Pantani al giro, il corridore del team Wans-Laurent Jalabert. Con grande facilità, ha sconfitto altri specialisti di questi brevi arrivi in quota, come Gian Matteo Fagnini, Davide Rebellino, il campione del mondo Oscar Camezind. Jalabert si è piazzato al secondo posto della classifica generale, a 18 secondi dall'olandese di TVM, una posizione ideale perché il primo arrivo in quota era finalmente alle porte. Era una giornata di media montagna con un arrivo sul lunghissimo Monte Sirino, una salita di 21 km con una pendenza media del 3%. C'è stata una fuga con corridori di tutti i tipi, dagli scalatori come il colombiano Kepe Gonzalez, ai velocisti come Alessandro Petacchi, fino ai veri e propri corridori come Pascal Richard. Tra tutti, due erano particolarmente freschi all'arrivo, il debuttante ma totalmente dopato Danilo Di Luca del team Alexia e Kepe, in rappresentanza degli spagnoli della Kelme. In questo caso, il futuro vincitore del giro era colpevole di gioventù, di pensare di avere gambe più forti di chiunque altro, e si è lasciato colpire dall'aria in faccia mentre Kepe ha approfittato della sua innocenza. Dopo diversi tentativi, nell'ultimo chilometro Gonzalez ha attaccato e si è staccato dall'italiano, arrivando al traguardo da vincitore, con pochi secondi di vantaggio su Di Luca e sul gruppo dei favoriti guidato da Jalabert, Marco Pantani, Paolo Savoldelli, Ivan Gotti e Dario Frigo. Non si potevano vedere grandi differenze in un passo di montagna così morbido, ma è stato sufficiente per Jalabert per essere la nuova maglia rosa, con 7 secondi su Di Luca, 14 su Rebellin e 16 su Marco Pantani. Con meno caldo è iniziata la sesta giornata, una tappa molto lunga di 257 km con arrivo a Foggia, dove ancora una volta si è assistito a uno strano e diverso sprint. Il lanciatore della Lampre di Jan Svorada, Gabriele Missaglia, decise di uscire dal gruppo all'ingresso del rettilineo d'arrivo, ma dietro di lui l'italiano Fabrizio Guidi della Polti e il lettone Romans Weinstans della Vini Caldirola si lanciarono come vere bestie. Il futuro campione del mondo, dopato con trasfusioni di sangue, avrebbe ottenuto una vittoria straziante per giustificare il suo investimento in medici sportivi. Il giorno seguente ci fu un'altra tappa pianeggiante con arrivo a Lanciano, ma i protagonisti erano diversi. Dopo lo scandalo Festina nel Tour de France del 1998, il Comitato Olimpico Italiano ha deciso a sorpresa di effettuare dei test antidoping sul sangue, ma solo sulle squadre italiane. Tutti i ciclisti, dopati fino al midollo, erano indignati per questa intrusione nei loro diritti, e in parte avevano ragione. Se sono obbligati a superare solo i test dell'UCI, perché dovrebbero superarne altri?
I dopati Pantani e Jalabert si sono ribellati come nel giugno del 98 e sono riusciti a evitare i controlli. Per quanto riguarda la tappa vera e propria, la pioggia ha finalmente fatto la sua comparsa e, nello sprint, Bill Jevens si è aggiudicato nuovamente la maglia ciclamino, precedendo il vincitore del giorno precedente, Wyn Stans. Ma finalmente arrivò l'alta montagna, che non avrebbe deluso le aspettative. L'ottava tappa prevedeva tre salite dopo 253 km di percorso, con un arrivo sul mitico Gran Sasso, una salita che concentra la sua durezza nella parte finale, ma con oltre 26 km e a più di 2000 metri di altitudine, una sfida solo per i corridori più forti. Due di loro furono i fuggitivi del giorno in una giornata estremamente fredda e piovosa, il tuttofare Mariano Piccoli, che quell'anno aveva firmato per la Lampre, e Pietro Caucchioli, uno scalatore della leggendaria Amica Chips di Rocco Siffredi, che si era tinto i capelli di biondo platino per rendere le Piono rilevabile nei controlli del capello. Entrambi sono arrivati al Gran Sasso con 10 minuti di vantaggio, ma dietro di loro la Mercatone di Pantani stava già lavorando duramente per il Pirata, imperterrita dagli attacchi di scalatori come Kepe Gonzales. Il maltempo ha impedito di vedere gran parte della salita sul segnale Rai italiano, ma fortunatamente la parte migliore è arrivata quando le telecamere hanno potuto mostrare di nuovo l'azione dei ciclisti. Marco Pantani in persona, con la sua bandana da pirata in testa, stava staccando i grandi favoriti sulla prima salita possibile. Solo Ivan Gotti, vincitore del Giro del 1997, e il duo banesto composto da Alex Zulle e Cava Jimenez riuscirono a seguirlo all'inizio. Pantani aveva detto che con il percorso di merda creato da Jean-Marie Leblanc per il Tour del 1999, preferiva concentrarsi sul Giro e sulla Vuelta a España, nonostante fosse il campione in carica della Grande Boucle. In questa fase della stagione abbiamo visto un Pantani stellare che, circondato dalla neve, come piaceva a lui, distruggeva tutti i suoi avversari, compreso Gotti che stava facendo abbastanza per seguire la sua ruota. Con il leader Jalabert fuori dai giochi, Marco ha deciso di stringere il 143esimo corridore di Polti e, dopo uno dei suoi classici attacchi con la presa sotto il manubrio, è andato in solitaria verso il traguardo. I fuggitivi erano già stati ripresi e i tifosi italiani erano impazziti per il loro idolo. L'eroe, il pirata, l'uomo che faceva parte di loro e sponsorizzava un'azienda di supermercati, lo fece di nuovo e questa volta nella prima tappa di montagna. Senza guardarsi indietro, ha raggiunto il traguardo con estrema facilità, anche se sembrava un uomo stanco per il troppo sforzo. Ora doveva sapere se avrebbe avuto un vantaggio sufficiente per la cronometro del giorno successivo ed è riuscito a lasciare Cava Jimenez a 23 secondi, Alex Zulle a 26, Ivan Gotti a 33 e il leader Laurent Jalabert a 1 minuto e 5 secondi. Il calvo ciclista del Mercatone era già maglia rosa e le due settimane più felici della sua vita erano iniziate. Proprio in quel momento. La cronometro di Ancona fu estremamente breve per l'epoca. 32 km di salite tortuose su un percorso che voleva danneggiare il meno possibile la grande stella del ciclismo, Marco Pantani. Un percorso che ha penalizzato i grandi specialisti come Zulle o l'ucraino Sergei Gonkar, che è stato il primo a lasciare un ottimo tempo al traguardo con un tempo di 41 minuti. Il principale favorito era il francese Jalabert, già campione del mondo a cronometro due anni prima su un percorso simile, ma tuttavia, al primo punto intermedio e più montuoso, fu il leader Marco Pantani a battere Jaya di 7 secondi. Il pirata era in piena forma e aveva anche la fortuna di avere davanti a sé un vero e proprio bluff in questo tipo di tappe, José María Jiménez. Lo scalatore spagnolo ha fallito ancora una volta in questa disciplina a causa del suo scarso impegno e Pantani lo ha superato con estrema facilità. Jalabert ha approfittato della parte curvilinea del percorso, dove è stato un vero maestro, per dimostrare ancora una volta la sua enorme qualità e il suo eccellente doping in bicicletta, nonostante una Vespa fosse entrata nella sua maglia di campione francese. Per pochi secondi è riuscito a superare Gonkar e a vincere la tappa, la seconda per il corridore del Team Wans. Dietro, Pantani e Cava sono arrivati praticamente insieme al traguardo in uno sprint che sembrava tipico di una tappa in linea, e l'italiano ha concluso con 55 secondi di ritardo dal vincitore francese, in una terza posizione impeccabile per lui. Per soli 2 centesimi di secondo, Jalabert ha riconquistato la maglia rosa sul pirata, che si trovava ancora in una posizione imbattibile per vincere il giro con molte montagne rimanenti. La decima tappa ha lasciato spazio a diverse classiche frazioni di transizione nella seconda settimana del giro.
Un arrivo pianeggiante a Sansepolcro è stato il posto giusto per Mario Cipollini per tornare a vincere. Questa volta senza il suo rivale Bli Evans in lizza e davanti al talentino Ivan 40. La Seco stava vivendo un giro eccellente, con Dario Frigo ben piazzato in classifica e già con due vittorie parziali per la sua diva. Il giorno successivo, Pantani avrebbe dovuto strappare la maglia rosa di leader a Jalabert, visto che la giornata prevedeva un arrivo nella sua città natale, Cesenatico. Ma nell'intergiro, di cui non abbiamo immagini, Jalabert decise di rimanere leader e prese i 4 secondi di abbuono dal pirata. Anche in questo caso si è arrivati allo sprint dopo una tappa tranquilla e ancora una volta è stato il giovane 40 a umiliare gli affermati Cipollini e Bli Evans. Un giro impressionante per un ragazzo che, da buon italiano dopato, ha vinto solo in Italia. L'ultima tappa di transizione è stata la più piatta di tutto il giro, senza salite e con un arrivo a Sassuolo. Nello sprint, Super Mario si è preso la rivincita su 40 con un magnifico ultimo metro per il futuro campione del mondo, facendo capire che la vecchia gallina era ancora in grado di fare buon brodo. I corridori stavano già pregustando l'unico giorno di riposo della competizione, ma c'era ancora un'altra giornata da affrontare. Una tappa di media montagna di quasi 250 km con arrivo a Rapallo e in cui si dovevano scalare 4 passi di seconda categoria. Purtroppo, durante la discesa di uno di essi, il giovane Dario Frigo è caduto, si è rotto la clavicola e ha dovuto abbandonare la gara quando si trovava al terzo posto della classifica generale. È stata una giornata molto veloce, con una fuga di altissimo livello che comprendeva lo scalatore spagnolo Santi Blanco, il sempre combattivo e preparato Femiano Fuentes Kelme, in questa occasione con Kepe González e lo spagnolo Roberto Heras, e il francese di Polti, Richard Virenque. Virenque tornò alle competizioni dopo la sospensione per la Fire Festina e partecipò al giro non per vincerlo, ma come preparazione per il Tour de France. Sfortunatamente per la squadra biancoverde, Heras cadde in una discesa e Kepe rimase indietro per aiutarlo, lasciando Blanco e Virenque in testa. Il ciclista di Vitalicio era un promettente corridore spagnolo cresciuto nella Banesto di Miguel Indurain, ma nonostante il suo punto d'onore, non aveva la qualità e l'astuzia del suo rivale francese. Sulle ultime pendenze, il corridore della Polti ha misurato molto bene la distanza dal traguardo e ha vinto facilmente la tappa in uno, sprint a due assolutamente impari. I favoriti sono arrivati al traguardo tutti insieme, ma il protagonista è stato Riccardo Cuor di Leone, praticamente il più grande cattivo della stampa francese, accusato di doping con corticoidi nel recente Giro del Trentino. Una vittoria epica da parte di un corridore epicamente dopato, ma la cosa più importante è iniziata, l'ultima settimana di un giro, in teoria, per Pantani. È iniziata con un arrivo in discesa, sì, ma dopo aver superato il durissimo colle della Fauniera, una salita di 30 km, con gli ultimi 12 km a una pendenza media di oltre l'8% e a un'altitudine di oltre 2500 metri. Un'altra salita che non abbiamo potuto vedere a causa dei guasti tecnici di una Rai deludente nel 1999. Le immagini che stai guardando sono di Davide Cassani che scende dal Fauniera e, come puoi vedere, si tratta di una discesa molto pericolosa. Sebbene Pantani abbia raggiunto il traguardo con più di un minuto di vantaggio sul resto dei favoriti, è stato il falco Paolo Savoldelli, a scendere come un pazzo. Il giovane corridore della Saeco è sbucato dal nulla e ha lasciato Pantani e gli altri principali contendenti alla maglia rosa bloccati in discesa. Quando è arrivata la salita successiva, la Rai è riuscita finalmente a collegarsi e Savoldelli era già in testa. Ad inseguirlo, solo 3 uomini, il pirata Pantani sempre in testa al suo gruppo, il sorprendente spagnolo della Vitalicio Seguros, Daniel Clavero, e la spunta di quel giro, Ivan Gotti. Naturalmente, il leader Jalabert era molto, molto indietro e tutti sapevano che la maglia rosa virtuale apparteneva già a Pantani. Savoldelli ha chiuso con 40 secondi di vantaggio sugli inseguitori, ma una nuova discesa ha visto il falco guadagnare ancora più tempo sugli avversari in una vera e propria esibizione. Il corridore della Saeco ha conquistato la sua 4ª vittoria di tappa e questa è stata una brillante prestazione di Paolo che lo ha reso un chiaro candidato al podio di Milano. Pantani, Clavero e Gotti erano a quasi 2 minuti di distacco, mentre a quasi 3 minuti e mezzo si trovava il gruppo di Jalabert e altri come l'ancora ciclista Oscar Sevilla, dopato. Pantani era in testa con 53 secondi sul vincitore di giornata, 1 minuto e 21 secondi su Gotti, 1 minuto e 22 sul madrileno Clavero e 1 minuto e 45 secondi sul precedente leader Jalabert.
Ma Pantani non era contento, non era stato in testa con un'esibizione. Il giorno seguente avrebbe fatto una delle più grandi della sua carriera sportiva. La 15ª tappa non era in linea di massima decisiva. Una tappa con un arrivo in salita, ma senza maggiori difficoltà rispetto al popolare Monte Europa, dove Piotr Grumov schiacciò Indurain nel giro del 1993. Una salita non eccessivamente dura, ma dove il numero uno voleva vincere a tutti i costi. Tutto stava andando bene per il mercatone fino a quando, a 8 km dal traguardo, la catena della bicicletta di Pantani si staccò. Non riuscendo a rimetterla al volo, il pirata si è dovuto fermare per risolvere il problema in un punto morto. I calcoli hanno stabilito che Pantani ha perso circa 40 secondi in questa azione e, ovviamente, il resto dei suoi rivali non si sarebbe fermato ad aspettarlo. Siamo negli anni 90 e il ciclismo qui è competitivo, uno sport per i più intelligenti. Le telecamere si concentrarono solo sulla superstar locale e Pantani era nel suo elemento. Amava essere al centro dell'attenzione e quel giorno sarebbe stato sotto i riflettori. Iniziò a salire, mentre davanti era il francese Jalabert a dimostrare che questo tipo di salita, con le sue rampe e i suoi appoggi, gli calzava a pennello. Il corridore Wans si è lasciato alle spalle era Segotti e sembrava che stesse per conquistare la sua terza vittoria, di tappa. Invece no, a 3 km dall'arrivo, solo 5 km dopo il guasto, il fidanzato della tossicodipendente danese, Christina Johnson, è apparso come se fosse sulla Aprilia RS 250 di Valentino Rossi. La folla non poteva crederci, lo spettacolo era storico. Pantani aveva superato più di 90 corridori per arrivare alla ruota del secondo uomo più forte del gruppo, quel giorno. Ma non appena raggiunse la sua ruota, Pantani lo fece cadere con estrema facilità dopo un altro attacco. Un attacco dal quale lo stesso Jaya disse di essersi spostato per evitare di essere calpestato dal pirata. Come se si trattasse di un cronometro, il pelato corridore del Mercatone salì come un razzo senza rallentare, in uno spettacolo che sarà sempre ricordato come una delle più grandi dimostrazioni di EPO nel corpo di un essere umano. Nonostante il suo crollo, Pantani lasciò in cima a Europa un record che nemmeno Tom Dumoulin, quasi 20 anni dopo, si avvicinò a eguagliare, perdendo 59 secondi da una maglia rosa che arrivò furiosa senza alzare le braccia nonostante lo spettacolo offerto. Jalabert ha perso 23 secondi, lo scalatore Alessio Gilberto Simoni più di mezzo minuto, Gotti e Clavero 38 secondi e Savoldelli, il vincitore del giorno prima, 49 secondi su una salita con poche difficoltà. Lo stesso Falco ha detto che è stato un bene che Pantani abbia avuto un crollo, altrimenti avrebbe potuto perdere il giro. Nessuno pensava che l'avrebbe perso, con un vantaggio già vicino ai 2 minuti e molte montagne davanti a sé. Tranne la mafia, ovviamente. La 16ª tappa doveva essere una tappa di transizione, con arrivo a Lumezzane dopo 232 km, ma con un muro finale che rendeva impossibile il passaggio dei velocisti. Il favorito era senza dubbio Laurent Jalabert, ma negli ultimi metri apparve a sorpresa un nuovo proiettile. Non si trattava di Pantani, ma di Gibo Simoni, che aveva già fatto un ottimo lavoro di ricarica e si stava comportando al livello più alto della sua carriera, fino a quel momento. Jaya ha preso la sua ruota e sulla rampa finale lo ha lasciato andare, ma il pirata è apparso da dietro come un obice. Tuttavia, per pochi centimetri, il corridore Wans ha conquistato la sua terza vittoria al giro, un trionfo eccellente per il campione nazionale. Il giorno seguente, i velocisti ebbero finalmente la loro occasione dopo diversi giorni e senza 40. Ritiratosi in montagna, fu Mario Cipollini a conquistare la sua quarta vittoria parziale a Castelfranco, davanti a Matteo Tossatto e Dario Pieri. Indubbiamente, il Re Leone era molto arrabbiato per le critiche ricevute dopo le sconfitte con 40 e impose la sua legge, chiarendo chi fosse il corridore numero uno al mondo per gli sprint. Tuttavia, Pantani stava pensando all'ultimo grande ostacolo che doveva superare per arrivare a Milano da leader, la cronometro di Treviso. Questa tappa a cronometro di 45 km era l'unica possibilità per i corridori più agguerriti di prendere tempo dal pirata, un percorso piuttosto piatto sul quale Jalabert poteva ribaltare la classifica. Il vincitore della tappa è stato il super specialista ucraino della Vini Caldirola Sergei Gonkar che, come quasi ogni stagione, ha ottenuto la sua vittoria parziale nella cronometro. Tuttavia, il suo inseguitore più vicino non era Jaya, ma un sorprendente Paolo Savoldelli, che stava vivendo, fino a quel momento, il giro della sua vita.
perse solo 17 secondi dal corridore dell'Europa dell'Est, molto meno dei 41 persi da Jalabert. Naturalmente, Pantani era ancora nel suo elemento e, nonostante il percorso non fosse affatto adatto alle sue caratteristiche, si godette comunque i privilegi che derivano dalle ali della maglia rosa e dal doping nelle vene, concludendo la giornata al settimo posto, a 1 minuto e 38 secondi da Goncar. Mancavano solo 3 tappe di montagna sulle Dolomiti e l'arrivo finale a Milano e Pantani era il leader. Aveva già fatto la cosa più difficile, arrivare in rosa sul suo stesso terreno, ed ora in poi iniziarono gli eventi che avrebbero portato Marco in cima, per poi farlo cadere completamente all'inferno dopo pochi secondi. Tutto è iniziato con una giornata di 166 km con arrivo all'Alpe di Pampeago dopo aver scalato il terribile e lunghissimo passo Mangen, con 19 km a una pendenza media di quasi l'8%. Lì, il veterano colombiano Hernán Buenahora di Vitalicio ha lanciato un interessante attacco alla ricerca della vittoria, di tappa. Ma dietro di lui, l'ancora più anziano Massimo Pondenzana, fedele luogotenente di Pantani e collaudatore della Mercatone, lo raggiunse con poche difficoltà. Sebbene la squadra del Pirata sia sempre stata nota per lasciare che il suo leader attaccasse sulle rampe più dure, in questa occasione ha utilizzato una tattica più conservativa e moderna, ricordando che siamo all'inizio dell'era degli auricolari e che per i direttori era davvero facile controllare una gara dal ritmo faticoso e continuo. Nessuno ha voluto attaccare la Mercatone, che stava pisciando in faccia agli avversari. Persino Pantani stesso ha attaccato in cima per conquistare i punti della maglia del Re della Montagna. Arrivati all'ultima salita, Pantani aveva ancora 3 gregari, Marco Velo, Simone Borgheresi e lo scalatore Enrico Zaina. A 7 km dall'arrivo, un'impennata di quest'ultimo ha fatto sì che il gruppo, già esiguo, si riducesse ulteriormente. Laurent Jalabert, che indossava la maglia ciclamino, è rimasto con il suo connazionale Virenque. Nel ciclismo di oggi, tutti sarebbero stati alla ruota del Mercatone fino all'ultimo chilometro, ma il coraggioso spagnolo Roberto Heras decise di mettere alla prova Marco Pantani. Il Pirata rispose facilmente, ma solo Simoni e la Zecca Gotti riuscirono a seguirlo. Il ciclista di Beiar era in forma spettacolare, ma Pantani non voleva distribuire vittorie parziali, voleva solo prendere a schiaffi i suoi rivali. Quando voleva e come voleva, lasciava a terra Simoni e Gotti e, quando vedeva che Heras era in grado di tenerlo a bada, abbandonava anche il ciclista della Kelme, che non era all'altezza della classifica generale. Questo atteggiamento egoistico di Marco Pantani era un chiaro messaggio a Jean-Marie Leblanc. Voleva essere il numero uno del ciclismo mondiale anche se non partecipava al Tour de France, nonostante fosse il campione in carica. Voleva che si parlasse di lui per le sue continue dimostrazioni e così è stato, andando a conquistare la sua terza vittoria di tappa in 3 diversi piazzamenti. Pantani ha scalato 17 secondi più velocemente di Tonkov l'anno precedente su questa stessa montagna con molto meno chilometraggio nelle gambe e si è aggiudicato chiaramente la vittoria parziale. Un eccellente Simoni arrivò da dietro per concludere al secondo posto, a più di un minuto dal Pirata, e Gotti arrivò con Heras quasi un minuto e mezzo dopo. Il giro era già deciso, Pantani prese quasi 4 minuti da Savoldelli e 5 da Gotti. Una vera batosta, ma non sarebbe stata l'ultima. Il secondo menù delle Dolomiti sarebbe stato l'occasione che forse gli altri scalatori avevano per una piccola vittoria di tappa. Si trattava di una frazione più morbida che terminava a Madonna di Campiglio, la famosa località sciistica dove Ferrari e Ducati mettono in scena i loro classici spettacoli motoristici invernali. Specialisti della fuga come il colombiano Buenahora, l'italiano Paolo Bettini della Mapei e lo svizzero Pascal Richard cercavano il loro piccolo momento di gloria, ma sfortunatamente per loro, il tritacarne della Mercatone 1 non era disposto a concedere loro la minima possibilità. Gli italiani erano così veloci che hanno lasciato il gruppo in fuga con un solo minuto di vantaggio ai piedi dell'ultimo passaggio. A 7 minuti dalla fine, Laurent Jalabert tentò un forte attacco, ma servì solo a spiazzare un paio di compagni di squadra di Pantani. Un altro attacco di Simoni fu prontamente risposto dal Mercatone e, non appena il Pirata raggiunse la ruota, fu chiaro. Era il momento di un altro attacco, un'altra esibizione per la storia. In soli 15 secondi, riuscì a prendere la ruota dei due fuggitivi che erano ancora davanti a lui, Buenahora e Richard. Li superò così velocemente in modo tale che il campione olimpico svizzero si voltò dall'altra parte. Buenahora cercò di seguirlo con un filo di voce, ma Pantani era in modalità dio, in modalità selvaggia.
Niente e nessuno poteva sconfiggerlo, nessuno dei suoi rivali dubitava dell'invincibilità del pirata. Come se avesse Tonkov incollato al sedere, l'elefantino di un tempo pedalava a un ritmo impressionante e per i tifosi non era un momento qualsiasi. Per i tifosi non era un momento qualsiasi, ma la visione del loro Dio sulla terra, l'arrivo di un Messia che veniva a portare loro gioia e felicità. Un Messia con bandana, maglia e occhiali rosa, che è arrivato al traguardo da vincitore, come se fosse un fulmine rosa. Su un passaggio senza grandi rampe, in soli 5 km, ha mandato Gotti, Simoni, Eras, Buenaore e Gialabert a 1 minuto e 7 secondi. La cosa peggiore è che mancava ancora la tappa del Gavia e del Mortirolo, una tappa praticamente identica a quella che Pantani aveva vinto 5 anni prima contro Miguel Indurain. Pantani era il leader della classifica generale, il re delle montagne, il leader dei punti del ciclamino e il leader della squadra Mercatone era a ridosso dei leader vitalicio. Chi avrebbe impedito alla maglia rosa di frantumare il tappone? Purtroppo per lui, il 5 giugno 1999 si apriva la tomba di Marco Pantani. Quella mattina, la squadra Mercatone fu chiamata a superare le analisi del sangue disposte da Luci nel tentativo di prevenire l'uso dell'APO, che andava tanto di moda in quegli anni e che creava tanti problemi ai laboratori per l'impossibilità di essere individuato, sicuro dei valori ottenuti nelle analisi dell'ematocrito effettuate all'interno della sua squadra e dei risultati ottenuti nelle precedenti analisi del sangue effettuate da Luci, oltre il 46%, dopo aver usato chiare tattiche per abbatterlo. Pochi secondi dopo, il pirata non poteva crederci quando uno dei commissari del Luci gli ha comunicato che non aveva superato il test. Il suo sangue aveva un ematocrito del 52%, due punti sopra il livello consentito. Di tutti i corridori che si sono sottoposti al test, Pantani è stato l'unico a non superarlo ed è stato dichiarato non idoneo a partecipare alla tappa che stava per iniziare. Era appena stato squalificato dal Giro d'Italia. Pochi istanti dopo, Pantani uscì scortato da diversi poliziotti e tenne una conferenza stampa per la storia, in cui assicurò di aver toccato il fondo. Come il cannibale Merckx, era stato vittima di un complotto che aveva portato alla sua espulsione dal Giro d'Italia. Nessuno dubitava che si dopasse, e pesantemente, ma era davvero strano che in una mattina di gara, in un controllo di routine che sapeva di dover salvare, nella sua corsa di casa, nella sua amata Italia, fosse risultato positivo. L'ipotesi più accreditata è che sia stata la mafia che, nella prima occasione che ha avuto nella storia per scommettere, lo ha fatto contro il favorito indiscusso e ha guadagnato un'enorme quantità di denaro. Fu un colpo che mise fine alla sua carriera e anche a quella dell'arrabbiatissimo tifosi. Eppure, lo spettacolo doveva continuare. Il nuovo leader, Paolo Savoldelli, decise di non indossare la maglia rosa di leader. Aveva solo 34 secondi di vantaggio su Ivan Gotti e 1 minuto su Gialabert, ma aveva abbastanza da fare per vincere il giro dopo aver dato quasi il 50% nei controlli dell'ematocrito. Mercatone ha abbandonato la corsa e i corridori hanno cercato di superare il colpo. Kepe Gonzalez è stato il primo, attaccando per conquistare la maglia verde di Re della Montagna dopo aver superato per primo il Gavia. Il giro si sarebbe deciso sul Mortirolo, con Polti di Gotti in testa al gruppo. Il suo attacco non tardò ad arrivare e il suo ritmo iniziò a sganciare Savoldelli. Il vincitore della corsa del 1997 aveva già primeggiato su questa salita in quell'edizione e sapeva esattamente dove pedalare più forte per distanziare il suo rivale. A poco, anche Laurent Gialabert si stacca e solo i due scalatori più forti, Roberto Eras e Gilberto Simoni, sono gli unici in grado di seguirlo, oltre al tremendo ciclista svedese dopato Niklas Axelsson. L'ex corridore di Pantani era ora lo scalatore solido e roccioso che reggeva il peso del gruppo, chiaramente in testa al gruppo insieme a Simoni ed Eras. Rimanevano solo due salite, la Prica e il Valico di Santa Cristina, e su queste sia Simoni che Gotti stavano lavorando in staffetta per raggiungere i loro obiettivi, il primo per salire sul podio a Milano e il secondo per vincere il giro. Il distacco da Gialabert e Savoldelli aumentava di minuto in minuto e il trio raggiunse la salita finale in testa. Lì, Roberto Eras ha approfittato del fatto di essere il corridore più interessato alla vittoria di tappa per prendere il sopravvento quando era più importante, proprio all'ultimo momento. Aveva un buon vantaggio su Simoni e ancora di più su Gotti, ma a lui importava poco. Aveva vinto il Giro d'Italia, un giro che non avrebbe mai immaginato di vincere fino a poche ore prima, ma che aveva vinto davanti a un pubblico che fischiava, quello del suo paese, che voleva solo vedere Pantani in rosa.
alla fine, per un solo secondo, Savoldelli è riuscito a mantenere il secondo posto contro il sorprendente Simoni, che si è piazzato terzo sul modesto Alessio. L'ultimo giorno, Polti era di nuovo in festa, e non solo per la vittoria del Giro. Fabrizio Guidi ha conquistato la sua seconda vittoria parziale sul traguardo finale di Milano, ma poco importa. Mai una vittoria italiana è stata così poco celebrata al Giro d'Italia. Gotti festeggiò, come avrebbe fatto chiunque, ma la gente sapeva che quel giro aveva il nome e il cognome di un pirata. Come hai vissuto quella corsa? Ti aspetto nei commenti.